Giornata importante oggi per il mondo dell'imprenditoria irpina, si sigla un importante protocollo tra Confindustria e l'ASI. Sì, una giornata, un accordo a mio avviso importante che faciliterà l'accesso ai dati dell'area industriale di capannoni dismessi. Quindi abbiamo aggiunto un'altra, un piccolo tassello in questo momento così drammatico. Ci sono segnali di ripresa per l'economia irpina, c'è ancora però tanto da lavorare affinché questo avvenga? Io penso che abbiamo già toccato il fondo, dobbiamo immaginare di risalire, penso che ci siano le premesse affinché questo avvenga. Questa legge regionale ci ha dato la possibilità di diventare agenzia di sviluppo. Insieme a Confindustria, che è essenziale perché la sinergia parte di chi ha la struttura e li vende e chi li riceve, gli imprenditori. Se tutti e due, come in tempi anche non sospetti c'era questo rapporto di sinergia non solo interpersonale ma anche costruttiva, è un'opportunità che non va persa. Ci siamo messi subito in campo e quindi questa legge va in questo senso, cioè l'assistenza soprattutto allo snellimento della burocrazia nel mondo imprenditoriale dell'Irpinia. Il fatto della crisi non ci deve scoraggiare, perché io penso che il futuro è nel polo agroalimentare. Se non ci mettiamo in testa che dei prodotti che abbiamo si trasformano e avendo già un mercato nei paesi africani, non c'è bisogno di andare sempre ai confini dell'Italia. Vendiamo quello che abbiamo, quindi noi da piattaforma logistica, polo agroalimentare, polo del freddo e infrastrutture da iniziare subito. Questo io ritengo che sia lo sviluppo futuro.